Un saluto amici e ben ritrovati, benvenuti sul mio canale Max Recensioni. Quest'oggi andiamo a vedere queste cuffiette in-ear Air 4 Pro della Soundpeats che hanno ricevuto l'award VGP 2024 quando arrivate al Visual e Sound Prize in Giappone, quindi davvero delle cuffiette niente male per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e la qualità. Sono le Pro, quindi la versione più evoluta e di qualità, con il dispositivo ha un codec aptX per quanto riguarda l'audio HD, ha una chip Qualcomm QCC3071 con la possibilità di avere anche l'hybrid active noise cancelling, cioè una modalità attiva di cancellazione del rumore che vi permette di utilizzarli anche in condizioni di molto rumore esterno senza aver problemi in chiamata. Bluetooth 5.3, abbiamo anche la possibilità di avere questo multipoint con la connessione a più di un dispositivo, quindi due dispositivi in simultanea. Le batterie integrate a 35 mAh riescono a garantire più di 6,5 ore di riproduzione, circa 4 se utilizzate l'Active Noise Cancelling, e con la sua basetta da 350 mAh riuscirete ad avere ulteriori dalle 20 alle 25 ore di riproduzione totale, nonché impermeabilità e vestibilità ottime, quindi queste cuffiette sono molto leggere e davvero non si sentono all'orecchio. Abbiamo anche ovviamente l'app Soundpeats che vi permette di andarle a in questo caso a accoppiare al vostro dispositivo. In dotazione c'è una manualistica abbastanza completa con anche i primi passi per la connessione e scaricare l'applicazione Soundpeats. In più abbiamo il cavetto di ricarica che è un Type-C più i vari gommini in silicone per adattarli a padiglioni auricolari. A livello di scatolina molto bella ed elegante, la versione bianca o nera e Type-C sotto, il tastino per la verifica anche dello stato di carica che, se vedete a livello verde, vuol dire che le batterie sono integrate, sono cariche, le riponete senza alcun problema nella sua zona predisposta, magnetiche, quindi sono davvero belle e molto discrete e funzionano davvero bene. Appena le poggiate all'orecchio hanno anche la modalità in automatico, si sconnettono quando le togliete dall'orecchio, quindi vanno in pausa, quindi una modalità anche davvero silenziosa e comunque anche affidabile. Appena collegata all'applicazione, vedete, c'è già un aggiornamento e possiamo provvedere ad aggiornare le cuffiette alla versione nuova e viene scaricato l'aggiornamento del firmware nelle cuffiette, quindi potete usufruire di quelle che sono le migliorie della versione nuova. Vedete, dalla versione 0.1.4 alla versione 0.1.9, quindi davvero anche un buon servizio per quanto riguarda la Soundpeats che magari altri produttori di cuffiette non danno. Audio di qualità, come vi dicevo, c'è la modalità anche pass-through che permette in fase di ascolto musicale con la sua applicazione di sentire i rumori esterni, quindi farvi percepire anche quello che è magari l'ambiente circostanze per non farvi avere rischi anche mentre camminate o mentre comunque ascoltate la musica e stiate in zone comunque a rischio che i rumori comunque vi avvertano di eventuali problemi. Circa 79 euro prezzo promozionale con alcuni sconti, vi metterò il link per l'acquisto, le trovate su Amazon. Un prodotto che secondo me, io ho avuto esperienza anche in passato con i prodotti Soundpeats, è un brand che fa del rapporto qualità-prezzo una delle sue armi migliori, soprattutto perché riesce a coniugare appunto un ottimo design e una qualità del prodotto sicuramente niente male. Vestibilità, come dicevo, molto discrete, molto molto leggere e davvero belle da vedere, versione bianca o se volete nera, ma a vostra discrezione. È un kit di cuffiette che secondo me forse per i 79 euro
è un qualcosa che difficilmente si trova, quindi con questo protocollo aptX, con il Bluetooth 5.3, con questo multipoint per andarle a collegare a più di un dispositivo in simultanea e la possibilità appunto di avere anche una qualità audio buona grazie ai driver da 13 mm, quindi una buona diciamo circuiteria interna. E anche l'IPX per quanto riguarda la resistenza all'acqua, quindi all'eventuale umidità o pioggia, non ci sono assolutamente problemi, e l'applicazione che vi permette comunque di avere un valore aggiunto per quanto riguarda la gestione del sistema, aggiornamenti e anche personalizzazioni varie, come magari se volete disabilitare il touch, quindi il pannello touch, perché magari non lo utilizzate, o personalizzarle come preferite. A livello di scatolina è abbastanza semplice, abbastanza lineare, anche qui vedete in basso ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, e attendiamo la fine dell'aggiornamento firmware. Aggiornamento effettuato, vedete qui ci sono i tasti con la possibilità di personalizzare il controllo volume, l'equalizzatore attivo, equalizzatore preimpostato o particolare, quindi con personalizzazioni, riduzione del rumore, modalità quindi automatic noise cancelling attiva, la modalità normale o la modalità trasparenza, quindi che vi permette di sentire comunque l'audio esterno. La modalità normale è senza riduzione dei disturbi ambientali. C'è la modalità gioco, quindi permette di abbassare di molto la latenza nel caso di utilizzo di game. Disabilita tutte le funzioni dei tasti a sfioramento, quindi se non volete che i tasti comunque magari le indossate, non volete noie che toccandoli magari cambiate brano o stoppate la riproduzione, qui ovviamente la posizione di questi è comunque buona, perché non diciamo in genere non si dà non ci abbiamo problemi nel andare a toccare zone che sono comunque in una posizione buona. I microfoni sono doppio microfono, quindi per questa soppressione dei disturbi quindi ambientali. Abbiamo anche il rilevamento all'orecchio, e qui ci sono tutti i prodotti, quindi queste sono le personalizzazioni generali. Ovviamente ci sono personalizzazioni base, ma quello che può essere interessante è anche l'equalizzatore audio, che appena le mettiamo all'orecchio possiamo ben vedere come si comportano. Magari vi farò sentire anche togliendo la rilevazione all'orecchio e mettendo un brano magari su YouTube. Andiamo a vedere, ecco l'audio, sentite che non è al massimo del volume. Con il tasto abbassate, con un solo tocco alzate e abbassate il volume, quindi il destro alza, il sinistro abbassa, molto molto validi, quindi secondo me molto corposo l'audio, buoni bassi, diciamo tutte le frequenze sono ben riprodotte, non ci sono distorsioni anche al massimo del volume, diciamo se andiamo a vedere è davvero secondo me troppo elevato, ma sentite ancora mantiene una buona pulizia, non c'è diciamo il tipico gracchiare dell'audio a elevato volume. Quindi in soldoni, per circa 70-80 euro, quando è in promozione magari arriviamo a sotto ai 70 euro, è un buonissimo kit, caricatore Type-C, abbiamo anche il tastino per la verifica della carica della batteria, due cuffiette che io mi sento di consigliarvi, quindi se le volete acquistare usate il mio link, così aiuterete anche il canale. Grazie per l'attenzione, se il video vi è piaciuto date un like, condividete, iscrivetevi al canale, ho bisogno della vostra iscrizione, cliccate mi piace e cliccate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati con le ultime novità, e alla prossima prova da Max. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Max Offerte Tech. Ciao a tutti!